Buonasera dal Millennium, siamo qui con Caccavallo degli Esco Poco di Sira, match terminato per 3-3 contro gli Azerbaigian. Allora, è stata una partita molto intensa, diciamo siete stati bravi inizialmente a tenere il campo, i tuoi due gol sono stati bellissimi. Secondo te cos'è stato che poi alla fine ha portato a questo pareggio, se avete diciamo sbagliato qualcosa? Beh, abbiamo sbagliato l'approccio al secondo tempo perché ci siamo passati troppo. Quindi abbiamo concesso all'avversario di avere più possesso palla e loro hanno meritato questo pareggio. Sì. Per quanto riguarda la prestazione individuale, c'è qualcosa secondo te che potevi fare di più? Noi abbiamo giocato poco la palla, c'era poco da fare, eravamo troppo schiacciati dietro, soprattutto nel secondo tempo. Quindi c'erano pochi spazi, loro coprivano bene tutta la zona del campo, quindi era difficile fare gol. Tanto su qualche corso si poteva fare qualcosa. Sì, e allora qualche commento sull'arbitraggio in virtù delle numerose lamentele in campo? Vabbè, l'arbitro mi sa che è la prima volta che è venuto qui ad arbitrare, quindi alcune responsabilità c'ha lui, ma alcune ce l'abbiamo anche noi, però secondo me è stato un arbitraggio normale in ambele parti. Quindi è un punto guadagnato, 3 punti persi? Secondo me 3 punti persi, soprattutto al primo tempo. Va bene. Dai, vai Barbie. Sì, sì. E allora dal Millennium è tutto, a voi, buonasera. Eccoci qui dal Millennium in compagnia di Prudele e Yor Hermanos che hanno vinto il match per 3-2 contro Atletico Madrid. Allora Fabio, all'esordio subito una grandissima prestazione, si danno di svantaggio di 2 gol. Abbiamo sofferto molto. Una grandissima rimonta. Sì, abbiamo sofferto molto nel primo tempo perché non ci abbiamo messo la stessa grinta che ci abbiamo messo nel secondo. È stata un'ottima partita. Alla fine ci siamo meritati il vantaggio perché abbiamo giocato molto bene il secondo tempo. Abbiamo giocato bene al centrocampo, però soprattutto quando sei passato a terzino si è trovato molto meglio. Sì, sono passato a terzino perché spingo molto di più quando sto a centrocampo, però mi trovo anche bene a centrocampo. Nel finale poteva arrivare anche se, ma la stanchezza si fa sentire dopo 60 minuti. Però è andata bene. Nella prima partita abbiamo anche vinto. Però qualche gol di troppo, potevano costare caro. Sì. Potevano molto. Sì. Va bene, l'importante è vincere, ti lascio all'ultima domanda di campo. Sì, e allora, prima partita, migliore in campo, sei riconfermato per Yor Hermanos? No, spero, se il capitano ci è piaciuta la partita, ci sarò anche nella prossima. Va bene, allora lo speriamo. Dal Millennium è tutto, a voi. Buonasera dal Millennium, siamo qui con Daniele Di Paolo che ha guantato il pareggio, quindi 1-1 contro Emanuele Gioia. Ricordiamo appunto Daniele Di Paolo di Maiana. Buonasera Di Paolo, ecco insomma Maiana che soffre e va sotto insomma dal terzo minuto su un gol insomma magari non si aspettava nemmeno Marconetti, ecco, difesa impreparata sulla rete del numero 4 Piacente. Maiana che soffre insomma per 50 minuti, poi finisce, cioè succede tutto alla fine, insomma succede tutto secondo la stella di Daniele Di Paolo, rigore sbagliato e poi stupendo veramente il gol del pareggio e quindi un punto diciamo meritato alla fine. Un punto meritato anche se non sono affatto contento della prestazione di tutti, soprattutto la mia. Il gol potevo correre di più, però vabbè, abbiamo guardato questo pareggio all'ultimo secondo, come hai detto tu ho sbagliato il rigore, forse ero andato un po' stanco, poi mi è uscito un gol molto bello. Ecco, insomma la ripresa abbiamo visto che ha giocato più diciamo a centrocampo dopo l'infortunio di Marino nel numero 40. Purtroppo si è infortunato il nostro caro Alessio Marino, è entrata Flavia Spagnolo che è una donna, quindi ha giocato avanti e io mi sono sacrificato. Insomma, striscia, se possiamo dire, positiva di vittoria che quindi viene arrestata. Sì, non abbiamo perso, però non abbiamo nemmeno vinto e convinto. Ci troviamo questo pareggio stretto, può capitare una partita al di fuori delle nostre portate. Tra l'altro il Maiana Gioia comunque è la seconda classificata, quindi ci può stare. Sì, anche per questo, quindi siamo sempre a 2 punti di distacco e aspetteremo le altre... Saluta Simone Di Stefano in console, parola a Barbie. Sì, quindi riagganciandomi a quanto diceva Manuele, quanto può essere importante allora questo risultato ai fini della classifica? Può essere molto importante, come può essere, potremmo aver perso 2 punti importanti, però vedremo a fine torneo. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? Bicchiere no, mezzo vuoto. Parte l'albero, bicchiere. Vabbè, dal Millennium è tutto, a voi. Buonasera dal Millennium, siamo qui con Conte dei Partenopei, match terminato 4-4 contro Quintoto. Sì, allora veramente è una partita difficile, siete andati sotto di 2 gol,
poi siete riusciti a recuperare, addirittura avete rischiato di vincere. Stranissimo. Sì, infatti abbiamo sprecato alla fine, credevamo di aver vinto, però alla fine forse un po' la stanchezza ci ha portato poi a rilassarci e a prendere l'ultimo gol. Diciamo, hai dato tu la scossa non con le reti ma con gli assist, hai messo praticamente due volte Sibilio, sì. Doveva solo fare gol. È quella, è una caratteristica sulla velocità, quindi mi capita spesso di mettere qualche assist. Però diciamo, se possiamo dirlo, forse non solo voi ma anche l'altra squadra, la difesa ha lasciato un po' a desiderare oggi. Eh sì, anche il portiere sull'ultima occasione ha fatto una papera che ci ha aiutato. Quindi questo è manna dal cielo per gli attaccanti, sì, infatti oggi tre gol di Sibilio, uno tuo, sì, tre di Capezzo, sì, dall'altra, sì, parte. Fortunatamente. Va bene, allora ti lascio a Barbara per l'ultima, sì, domanda. Sì, allora Conte, è stato comunque un peccato perché proprio all'ultimo praticamente mi hanno raggiunto appunto il pareggio, quindi secondo te sono due punti persi? Sì, effettivamente sì, perché alla fine l'abbiamo persi punti, quindi sì, sono due punti persi. Va bene, quindi in prospettive future, prossima partita? Non lo so, chi prendiamo, quindi non so come stiamo messi, però speriamo di fare i primi tre punti ufficiali perché la prima l'abbiamo vinta a tavolino, quindi ancora dobbiamo vincere una partita. Va bene, allora te lo auguro. Dal Millennium è tutto, a voi. Buonasera. Grazie. Buonasera dal Millennium, siamo qui con Varone e Barbaro dei Terminator che hanno vinto per 5-0 contro Real Mergellina. Benissimo, cominciamo da Salvatore, la prima vittoria dopo due sconfitte e un pareggio. Cosa è cambiato in questa partita, dove siete migliorati? Siamo migliorati sotto porta, abbiamo concretizzato di più, però dobbiamo migliorare ancora in fase difensiva, perché secondo me se prendiamo una squadra un po' più organizzata ci fanno gol. Perfetto. Capitan Barbara, in fase difensiva, tu che sei difensore centrale, come ti vuoi discolpare praticamente? No, vabbè, sono state le assenze, sono mancato io due partite, è mancato Francesco due partite, Crisculli che è un punto fermo della nostra difesa. Però oggi siamo organizzati bene, abbiamo rischiato poco, anche se ci dobbiamo organizzare meglio per le partite più difficili. Perfetto, vai bene. Sì, allora avete detto che comunque questa sera avete concretizzato, quindi è funzionata la doppia punta Radice Piccolo? Sì, hanno collaborato meglio e hanno concretizzato le palle gol che hanno avuto. Complimenti a loro e speriamo che le facciano anche nelle altre partite. Quindi riproporrete la coppia? Sì, sì. Va bene. Perfetto. E allora con queste premesse dal Millennium è tutto. Rieccoci dal Millennium, siamo in compagnia di Vecchione, il migliore in campo dei Durex, che hanno infatti vinto per 4-1 contro Real Bozzi. A te la parola. Sì, allora Vecchione è una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, nella ripresa, diciamo, cioè nel primo tempo i gol sono arrivati nel finale, però comunque stavate giocando bene sin dal primo minuto, quindi anche buon gioco oltre ai gol. È iniziato bene la partita, primo tempo, però nel secondo tempo diciamo ci stiamo facendo recuperare sul 3-2, abbiamo tenuto il pareggio su un contropiede, però fortunatamente all'ultimo minuto siamo riusciti a chiuderla. Vabbè, diciamo che forse sul risultato di 3-0, sì, un calo ci può stare. Sì, però non deve succedere più avanti, ma siamo all'inizio, dobbiamo migliorare, diciamo, più con la mentalità, che i piedi i giocatori ci sono. Diciamo che forse l'unica cosa che si è vista quando si è subentrata la stanchezza è un po' di distanza tra i reparti, soprattutto fra il, sì, centrocampo e l'attacco. Ci siamo staccati un pochettino, ci siamo rilassati, dobbiamo migliorare in questo. Va bene, allora lascio a Barbara per l'ultima domanda. E allora dice devi migliorare appunto, tutta la squadra dovete migliorare la mentalità, però i piedi come tu hai detto ci sono, infatti questa sera la tua ripletta. Sì, anche se ho sbagliato un paio di gol sotto porta, dobbiamo migliorare. Però comunque sei bene, soddisfatto, sì. Siamo soddisfatti, personalmente. Personalmente sono soddisfatto. Va bene. E allora ti ringrazio, dal Millennium è tutto. Eccoci qui dal Millennium, siamo in compagnia del capitano Palumbo degli Scarsenan che hanno largamente vinto per 6-1 contro il Legita. Complimenti per la prestazione, partita a senso unico direi quella degli Scarsenan, insomma tripletta di Papagno anche se sempre su carambola, tripletta di Landolfo, autogol di Panichi, no, di Albanese, cioè, ha segnato Albanese. Sempre lo Scarsenan, insomma. Sì, 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 ecco, com'è andata la partita? Due parole. Vabbè, comunque insomma, c'è poco da dire di questa partita, alla fine siamo partiti carichi comunque perché non siamo riusciti ancora a trovare la vittoria prima di oggi e quindi finalmente l'abbiamo trovata.
e si è messa subito bene, siamo andati in vantaggio 5-0, gli avversari comunque non sono riusciti mai a impensierire il portiere, infatti l'unico gol ce lo siamo fatti da soli. Volevo aprire una parentesi, ecco, Palumbo, sul portiere, ecco, Pugliese ha rimpiazzato Mangini oppure è un sostituto di Mangini? No, sono entrambi portieri dello Scarsen, anzi forse poco importa, siamo sempre coperti. Mangini oggi era assente, penso che Pugliese si è sempre fatto trovare pronto anche oggi. E tra l'altro l'ultima cosa, prima di dare linea a Barbara, è ritornato De Gennaro lì davanti. Eh sì, perché prima di oggi non eravamo mai riusciti ad essere al completo, oggi infatti abbiamo ritrovato anche De Gennaro e comunque ha dato sempre una mano alla squadra. Vabbè, Barbara. Sì, allora capitano, ricapitolando, una sconfitta, un pareggio, una partita da recuperare, con questa partita secondo te avete superato un momento un po'? Ci siamo messi subito bene adesso e punteremo alla prossima di nuovo a conquistare 3 punti. Va bene, e allora posso dire che dal Millennium è tutto, a voi. Eccoci dal Millennium e siamo in compagnia di Danise e Antonio dei Gunners, che hanno vinto per 2-1 contro gli SSC Kiser. Buonasera Danise. Buonasera. A mano, grazie. Insomma, complimenti alla prestazione, non il migliore in campo. Ecco, Gunners che passa in vantaggio di 2 reti, si fa recuperare di una, ecco, soffre un po' nel secondo tempo, però arriva alla vittoria. Sì, diciamo che i 3 punti sono fondamentali in una partita, per quello che conta. Dobbiamo ringraziare soprattutto il nostro portiere che comunque ci ha portato 3 punti a casa, e grazie perché siamo una bella squadra compatta. Insomma, la sconfitta contro il Real Villa è stata abbastanza superata? Diciamo di sì, anche che abbiamo un po' risentita durante la settimana, siamo confrontati e abbiamo deciso di puntare un po' sulla cattiveria agonistica e ci siamo riusciti. Barbara. Sì, e allora è stata comunque una partita tesa e siete riusciti a vincere nonostante qualche screzzo col portiere avversario? Diciamo che lui giocava un po' sul piano del nervosismo, ma non ci siamo cascati. Va bene così, ci sta. Va bene, e allora complimenti per questa vittoria, sofferta, ma comunque una vittoria, e dal Millennium è tutto. Siamo qui con Marino dei Neapoli Sarte, partita terminata sullo 0-0 contro il Real Villa. Allora Marino, diciamo che comunque la partita sembrava mettersi per il verso giusto, l'unica cosa è mancata il gol, sì. Forse un bomber lì davanti. È quello che manca, sì, è vero. Manca un bomber lì davanti e soprattutto giocare più palla, perché è questo che non riesce a capire la squadra. Ho cercato di dirlo ai ragazzi, dalla prossima cercheremo di migliorare e cerchiamo di avere quali 3 punti. Anche un po' sfortunati, 2 infortuni durante la partita, ma anche un rigore forse che c'era e l'arbitro non ha visto. C'era, non è che forse, era netto il rigore e l'arbitro purtroppo non l'ha visto. Pazienza, cosa che capita, è un gioco e tutti possono sbagliare. Va bene, e allora insomma questo 0-0 è arrivato un punto, però comunque avete giocato meglio rispetto alla partita precedente. Sì, ogni partita che passa troviamo miglioramenti, speriamo che la prossima troveremo anche 3 punti e vada per il verso giusto. Va bene, e allora ti ringrazio, dal Millennium è tutto. Grazie, buonasera.